E sulle note di venditti, sulla splendida curva giallorossa della Roma, la sud, la calda curva sud dello Stadio Olimpico, che presentiamo, proprio su queste note, parole che diventano note, un amico, un collega di servizio pubblico, Luca Bertazzoni! Benvenuto, Luca! Ciao, Alvise! Buonasera, buonasera a tutti! Mi ha emozionato oh. subito partire con Roma-Roma-Roma! Luca, Roma. Luca, <ride> ti avevo promesso una puntata vera sulla Roma e, come vedi, ho mantenuto la parola. Perché? Perché, insomma, i giornalisti che non si occupano specificatamente di calcio a volte sì. hanno anche bisogno di non farsi inseguire nelle piazze da politici maleducati, da facinorosi, ma a volte è anche bello conversare di una passione che Luca ha, che è quella appunto per la Roma. Esatto, esatto. Allora passione. io ti sento ancora un po' commosso. Non <ride> no, so... Insomma, la sento ogni domenica. Per esatto. farlo, non canzone. so se sono i festeggiamenti. Questa è un po' cattiva per il secondo posto. Ecco, un tifoso come te, che magari ha delle ambizioni giustamente da primato e che ha uno slogan bellissimo che solo una romanità accesa può garantire, cioè mai una gioia. Esatto. Come ha visto, come ha. Percepito da parte di Capitan Futuro De Rossi, che anche lui oramai ha superato i 30, e da Francesco Totti questa voglia comunque di esultare per un piazzamento e non per una vittoria, come no, l'ha percepito, no, però non è per un piazzamento, è perché eh, siamo arrivati. Abbiamo vinto un derby <ride> e abbiamo fregato la Lazio perché diciamo che eh, il secondo posto obiettivamente è stato un fallimento in tutto e per tutto, per come era chiuso l'anno scorso per come eravamo partiti quest'anno quindi eh, insomma io a un certo punto da febbraio non ti nascondo che mi sono proprio disamorato nel vedere le partite mi si sì, scusate mio figlio dovete sapere insomma, che una costante di tempi supplementari Alvise Cagnazzo e Luca Bertazzoni è lo splendido figlio Emil eh, che non è in onore penso di Eschei l'ex centravanti <ride> del Liverpool odiato no, dai romanisti no. ma in onore di Zola presumo <ride> Sì, no, in realtà è stata una mia idea dell'ultima notte, quindi... Hai fatto bene eh... e hai sfruttato il travaglio di tua moglie, presunto. Esatto, esatto. E, no, dicevo, quindi il secondo posto non è che c'avevamo niente da festeggiare, però per come è andata, con la l'alassio che ci aveva superato e tutto quanto, io poi alla fine non posso dire niente su Totti e De Rossi, perché hanno una romanità eh, che è la mia, insomma, cioè loro sono dei dei tifosi in campo, cioè quando li vedo nel bene e nel male, eh, mi sembra di vedere un, un tifoso che entra, che entra in campo, capito? Quindi su questo, sì, siamo provinciali, lo so, non vinceremo mai niente. No, e però per... Luca, però va detta una cosa, di provinciale a mio avviso è rimasta l'interpretazione di alcune gare da parte dei pilastri della Roma, perché va detto... A differenza di altre squadre, non voglio prendere la Lazio che sembrerebbe una coltellata per un romanista, però sì. spostandoci anche a Milano ci sono anche dei giocatori che incarnano lo spirito di una città intera, nonché di una squadra. Ecco, però a mio avviso ci sono dei futuri leader anche in questa Roma. Florenzi, ad esempio, mi sembra il più capitano futuro di tutti, ovvero mi sembra un giocatore. Al di là dei valori, ecco, non mi piace parlare dell'abbraccio alla nonna, perché potremmo scomodare Verdone e la soralella. Però mi sembra. <ride> Anche perché gli assomigliava la sorella? Esatto. <ride> Però mi sembra che Florenzi possa incarnare una moderazione da tifoso, ma un grande talento. Ecco, secondo me è la declinazione perfetta di De Rossi sotto certi aspetti. Sì, può essere, però ha ancora ragione, perché Totti e De Rossi da ragazzini come all'età di Florenzi, insomma, non è che erano così. Tu dici che sono si sono peggiora. Sono piano piano, è la città che sai, poi alla fine io lo vedo, questi quando vanno in giro li trattano come degli dei. quindi insomma alla fine... È anche quello che fa sicuramente. La proprietà romana pare che abbia come obiettivo fondamentale quello della costruzione di uno stadio di proprietà, che come noi sappiamo è un elemento fondamentale eh, nel concetto economico eh, di una società moderna, ovvero bisogna far soldi soprattutto con la famosa biglietteria, con il merchandising, perché no, con i ristoranti all'interno dello stadio, un po' come ha fatto la Juve che quest'anno solo di ricavi da stadio insomma, ha sanato gran parte dello sbilancio dovuto al mutuo che ha dovuto accendere per poter costruire il nuovo Juventus Stadium. Report però eh, ci insegna e ci va ad educare su un tema, a noi, a, a volte, su un tema che per noi è un po' distante. Ovvero quello della cura anche del patrimonio territoriale. Pare che lo Stadio della Roma sia un'idea meravigliosa su carta, ma la collocazione non sia proprio vicino al Tevere, per ovvie ragioni. Ecco, c'è ancora molto da fare, secondo te, per avvicinare la politica al calcio romano nonostante la FGC abbia casa lì? No, ma sai chiaro, lo faranno a Tor di Valle che non è propriamente comodo, eh, insomma un po' fuori. E io poi ti dico, sono, per quanto sia uno stadio per certi punti di vista orribile, sono affezionato all'olimpico, anche perché comunque è, è abbastanza vicino al centro, insomma è lo stadio dove, insomma, che hanno ristrutturato per Italia 90, insomma. Non lo so, sai, ti dico anche però logisticamente che eh, stanno frequentatore di stadio, che avere uno stadio abbastanza vicino al centro, quando gioca, gioca la Roma, ti blocca completamente la città. Quindi, che, già anche... di per sé, che già di per sé Roma, mi racconta un mio amico e compagno di scritture per tutti quanti i nostri libri, tra l'altro lo saluto Stefano Discreti, pare ci sia una tolleranza non scritta negli uffici per i ritardi da traffico a Roma, eh. Ah, vabbè, sì, ma noi siamo Io infatti giro in motorino perché guarda, la macchina l'auto il meno possibile solo per portare mio figlio perché è un delirio questa città cioè, poi, infatti la gente che, che quando si trasferiscono i colleghi e arrivano nuovi colleghi al lavoro ci impazziscono dopo una settimana perché è, è veramente invivibile però è questo è bello di Roma anche questa ti ragazzi. dicono sono partito ieri sera sono arrivato adesso in ufficio ti dicono più, sì, più o meno sì Luca come valuti eh, quindi di stadio abbiamo parlato tu sei affezionato all'olimpico però penso che anche a livello economico anche no è chiaro, io ti dico che sono stato anni fa quando ero ragazzino allo stadio museo del Barcellona, a Camp Nou, cioè una roba incredibile, è chiaro se facessimo un discorso del genere una... che non ci sarebbe nulla da dire, no? cioè, io quello della Juve non l'ho visto. Sono stato solo Però altre... sei anche paura dello scempio architettonico eh? Eh, esatto, esatto. Scusi. Che per Roma, insomma, vicino al Tevere, Report ci ricordava come, insomma, il rischio di costruzioni vicino, insomma, a un fiume non sia, uh, non sia affatto basso, anzi, sia elevato purtroppo. Esatto, no, bisogna stare attenti, ora penso che in questi giorni proprio se ne dovrà parlare. Uh, Le parole di Garzia, um, Luis Enrique a Roma ha fallito, uh, forse era il periodo sbagliato, forse i giocatori non avevano ancora... Compreso una politica calcistica diversa anche a livello tattico. Non a caso tu mi insegni: a Roma era chiamato Ermago nel termine più spregevole possibile. Però Zichichi. Garzia. Ha, ha, è vero? Sì, sì, Zichichi lo chiama. Ha, sì. ha un po' tradito Garzia con quelle frasi. Ma guarda, mi hanno colpito molto perché sinceramente non me l'aspettavo. Perché dette così a fine campionato, anche se ha lasciato capire che nell'ultima conferenza si sarebbe levato qualche sassolino dalla scarpa, però. Non l'ho capito, tant'è che all'inizio ho pensato che male, ho detto questo se ne vuole andare, poi ora insomma, non lo so, si vedrà. Perché comunque mettere le mani avanti così, eh, dopo un campionato del genere, dove comunque tu sei colpevole, perché diciamo che Garzia ci ha stupito tanto l'anno scorso, ma quest'anno ci ha messo anche del suo. Eh, in questa annata un po' tragica e, e quindi dire così che al massimo possiamo competere per il secondo posto dopo che tu per primo eh, dopo che abbiamo perso con la Juventus a Torino avevi detto vinceremo lo scudetto insomma mh, piuttosto che dire che non possiamo competere economicamente con gli altri club che poi non è fa... vero perdonami Luca esatto, eh. esatto, a livello no. economico una squadra che si permette di pagare 15 milioni d'Umbia 15 oh, milioni sì, Barbo, sì, sono mi 30 milioni. Beh, insomma, a gennaio non mi sembra poco, eh? No, fai Dumbiaio io quando. Quando c'ha a 70 anni Dumbia. Allora, la parte. regola è questa. In Africa devi fare più 6. Pare che UEA sia arrivato in Italia. Io non sto scherzando. Pare che UEA <ride> abbia vinto il pallone d'oro, si dice a 41 anni. Esatto. È, si dice. Questa è la leggenda. A Bari c'è là che ha più rughe di me e di Luca Bertazioni messi assieme solo Perché... che Guea era forte Dumbia è un pippone no, di Dumbia colpisce la grande capacità di riscaldamento Cioè, lui passeggia esatto, visto a tantino. bordo campo però ecco al di là, al di, là di questo Luca mi sembra un tifoso come sempre orientato diciamo, a prendere con sordiana allegria una stagione però io penso che anche tu l'anno prossimo ti aspetti qualcosa di più, soprattutto in chiave mercato perché vanno risolti dei nodi se deve essere preso Ashley Cole e poi non fatto giocare, oppure un po' alle strette, è meglio non spendere. Se devi tenere dei santi, d'accordo. Con Cole hanno provato a rifare l'operazione. Maicon, che l'anno scorso era andata bene, e no, è chiaro che mi aspetto di poter competere con la Juventus. Ma pensavo di poterlo fare anche quest'anno. Perché, guarda, io l'anno scorso quando andavamo così bene, ho detto a tutti i miei amici: Un anno così non lo rifaremo mai. Infatti, mai dire mai che siano gli amici capito. Luca, eh, è il punto, Luca sì. in conclusione, l'unica domanda extra calcio che ti faccio: ma è una cosa normale. Eh. Santoro ha annunciato che l'anno prossimo non si sa come si andrà, ecco, no? Andando, eh. vedendo si dice al sud: esatto, eh, ma ancora tutto aperto. Certezza... Come diceva Manu Ciao, venendo, vengo, volando, vol. Cioè, eh, bisogna. Esatto. Esatto, speriamo di volare bene. No, l'unica certezza è che, insomma, Michele l'ha fatto capire che non c'ha più voglia di fare 30 puntate l'anno e quindi questo mi pare l'unica cosa. Eh, certa, per il resto vedremo, lui ha detto una cosa importante, ha detto ormai ci sono talk, troppi talk show, per cui eh, l'ordinario noi lo lasciamo agli altri, noi faremo lo straordinario e lo straordinario che vuol dire? Vuol dire che magari... Che ti ora... tocca prendere sempre più botte in piazza, Luca esatto, <ride> esatto. speriamo di no comunque in sintesi eh, faremo, speriamo insomma di riuscire a fare anno 1, magari ancora sulla 7, eh, un ciclo di puntate in più qualche documentario piuttosto che qualche serata event, evento di, di Michele insomma questa è la è la prospettiva ora poi c'è il mercato anche qui nel calcio mercato se non ti vedo mercato alla Roma di... so che ti trovo con Santoro dai esatto <ride> grazie <ride> mille a Luca Bertazzoni allo spettatore più paziente il giovane Mil che ci ha sopportato pure oggi <ride> grazie a voi a presto grazie mille ringraziamo Luca Bertazzoni ringraziamo Ermanno Pieroni che sicuramente tornerà a trovarci, molto da dire sul calcio anche del recente passato, oltre che sul Bari. E ringraziamo anche Andrea Ward, oltre alla splendida regia, anche oggi con me. Grazie, alla prossima!